Gente, magnifica gente. Siamo di nuovo live. In diretta Twitch. Siamo un giro notturno, un'impennata, un giretto così a modo GP. Non mi ricordo manco più dove eravamo rimasti. Ma non fa niente, me lo ricorderà il gioco. Ragazzi, funziona tutto, quindi si parte il ciclo. Non funziona un cazzo. Come l'ho detto. Non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la potrò mai fare, non ce la potrò mai fare. Ma va. Ciao. Stasera fanculo le FP3, FP4, ci facciamo tutte le qualifiche. Vai, vai. Caldo stasera, caldo. Caldo, c'ho i faretti qua, ultra Un potenti, saluto e roba bentrovati dai cinese pilotisti di proprio di alta Silverstone. Qui è tutto qualità. pronto per il primo turno di qualifiche che deciderà chi tra i piloti rimasti esclusi nelle Vai, vai, non mi rompere i coglioni, vai. Sotto la pioggia bagnata, la pioggia asciutta non l'ho mai vista. Mi ricorderò come si sta in pista? Mi ricorderò? Non mi ricordo un cazzo, bene.
Scusate lo spogliarello, ma abbiamo un problema tattico-tecnico qua in Terronia fa molto caldo, quindi, sento che in Terronia fa molto caldo, purtroppo. Dobbiamo spogliarci? Vai. Dai, dai, spingiamo, adesso mi sento più fresco. Vai, vai. Occhio, ma perché non mi fa tornare indietro, cazzo? Ma chi è che ha disabilitato il replay? Ma non lo so, perché? Ma che è successo? Qualche aggiornamento del cazzo, signori? Ho capito tutto, ho capito tutto. Qualche aggiornamento del cazzo. C'è stato qualche aggiornamento del cazzo, perché non è possibile. E questo la grafica si era sputtanata. Milestone, mi hai rotto i coglioni. Mi hai rotto i coglioni. Di pista per definiti. Di pista per definiti. Che cazzo si fa? Ok. Vai, vai, vai. 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 Un saluto e ben. Eccolo entrare in pista. Dai, 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 andiamo in pista, dai, andiamo in pista. Ok. È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che lui. Ecco, welcome back replay. Palle.
Avanti, da oggi in poi si va avanti tutta, cazzo. Chi mi impedisci di fare le live? Lo mando a fare in culo. Scusate il termine. Quindi siete avvisati. O fuori o dentro. Dopo le 6 ogni sera saremo live in diretta ogni giorno. No matter what. I really don't fucking care. Stiamo a scaldare un po' le ruote, stiamo a scaldare un po' le ruote. Lì un po' casino al punto di corda, dobbiamo migliorare traiettoria. Ho tirato troppo. Provo a vedere con quale mappatura stiamo girando, giusto magari per capire, perché al momento non ci sono ampie immagini. Eccolo, di ritorno al box. Veloce, veloce, cazzo. No! Cazzo! Maledetto cordolo di merda! Thank you.
culo, tanto troppo, lo sapevo. Disastro, niente raga, niente, vabbè, la beva, sono purtroppo fuori forma, ti potevo, questo è un gioco che se non ci giochi più ti punisce, sono punito anche dal gioco, fanculo, vabbè, ci saranno altri giochi che porteremo, questo modo GP l'abbiamo portato un po' dall'inizio della mia avventura su Twitch, diciamo così. Io per questo facevo le prove, purtroppo. Vabbè. Fa niente, va come cazzo va, chi se ne frega, stasera è andata così. Stanotte, più che altro. Come si anticipa proprio di pochissimo, ti sbatte per terra, cazzo, ma dai, non è possibile. L'elettronica dove cazzo sta? Ma vaffanculo, va. Vado tipo 100.000 volte. Si chiude qui la prima sessione di qualifiche. Nelle prime due posizioni troviamo i nomi dei piloti che potranno gareggiare.
Ciao Meta, stasera si fa malissimo, non abbiamo fatto neanche le prove. Veramente una merda. Facciamoci un giro, ho detto, ma chi se ne frega? Sono un po' scazzatino. Mi ha fatto un raid, però una viewers, quindi un raid un po' così strano. Beh, comunque ti ringrazio. Troppo già non stiamo proprio al massimo, poi... La regia ci porta in questo momento sulla griglia della classe Moto 3. Ah, questa è la Ferretti, rottura di coglioni. Abbiate pazienza, lo mettiamo due per. Adesso io non c'entro niente, questa è la parte manageriale. Non si può skippare sta roba. Ma in che senso ci sei rimasto solo tu? Cioè... Quanti follower hai? Dopo faccio un po' i fatti tuoi. Tanti? Sei uno dei fortunati che ci guadagnano? Ah, quindi siamo più o meno uguali, diciamo. Da quando è che fai questa vitaccia, diciamo così, dello streamer? O magari in realtà fai poco stream, non so. Io un annetto, diciamo. Ma un annetto no, 6 mesi, 7 mesi. Comunque, se non hai tette e culo qua, se non hai tette e culo, no? Sei d'accordo? D'accordo? Ah, è stato un periodo che streamavo tutte le sere per 2, 3, anche 4, no, 4 ore forse no, 3 ore come media. Alcune volte 4, alcune 5, alcune 2, diciamo un 3 ore come media. Poi lavoro, basta, cioè detto, esaurimentos, perché poi tra l'altro faccio un lavoro sedentario in cui sto davanti al computer, per cui ovviamente, vabbè. Lavoro giusto per una multinazionale che non potrò neanche nominare perché sennò, ma qua mi arrivano gli avvocati direttamente in diretta, ma comunque è un lavoro comunque completamente diverso e diciamo serio, palloso. Però davvero, insomma... Ciao per i nuovi streamer, è un po' un incubo perché poi giustamente un po' di tette e culi, un po' di SRM, là come si chiama, insomma, abbiamo capito. Un po' di... Amorant! E quindi, ovviamente, avrò un lato... Sarà arrivato il microfono fuori range, in realtà ogni tanto c'è qualche problemino col gain, adesso ho sistemato. Vabbè.
comunque. Mi hai fatto il ride e mi hai dato pure il follow. Comunque nel caso mi cambio volentieri. Comunque ti guarderò perché sono curioso di vedere gli altri canali. Protagonisti della gara, ma prima di collegarci vediamo in grafica i risultati ufficiali della gara Moto3 appena conclusa. Ma forse già me l'avevi dato? No, già me l'avevi dato. Quindi se non è la prima volta che ci sentiamo. Sì, mi ricordo Metal Warrior, ok. Sì, sì, no, adesso Rinco? No, no, non si fa, non si fa. Non mi badate, comunque sono un po' Rinco, quindi per cui diciamo che era uno zombie quello, quello era uno zombie. Comunque, vabbè, un po' Rinco, quindi. Un buongiorno e ben collegati da Silverstone. Qui è tutto pronto per dare inizio ad un nuovo entusiasmante Gran Premio della classe MotoGP. Come potete intuire dalle immagini che vi arrivano dal tracciato, ci aspetta una corsa all'insegna del bel tempo. Eccoci in diretta sulla griglia di partenza. Facciamo sta figura di merda. Dove i piloti e i tecnici. Andiamo a farsi la figura di merda, dai, dai. I dettagli prima dell'inizio della gara. E si va! Giusto un genio di pista. Qua mi sa abbiamo bisogno un po' di controllo di trazione però. Ce la giochiamo o così o ce lo prendiamo nel beep. Per cui ce la giochiamo. I piloti sono schierati sulla griglia di partenza. Bla 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 bla. Merda! Sapevo già. Sapevo. Vabbè. Bagno di sangue. La. Mamma. Ta. Vabbè, questa ce la siamo cercata, questa è colpa mia. Non è che potevo fare i miracoli senza. Ma
mali morte. Vai. Aiuto. Chattering, vai. Vabbè, ciao. Più che chattering, ciao. Ah, cazzo. Ah! Aiuto, scusate. No! Appoggio. Ma appoggio, rimortacci mia. Ah. Mamma mia, ragazzi, che bagno di sangue. This is a suicide mission. Don't try this at home. Don't try this at home. Ma mo c'è rotto il cazzo. E mo c'è rotto il cazzo. Olivia, scusami. Che cazzo? Ma che cazzo te sta a girare? Ma pensa... Mamma. Bella piega, per carità, però. Cazzo, vai. Bella piega la sua, quella di Zarco. Dagli in uscita, vai! Vaffanculo! Vabbè.
ma vaffanculo. Ha perso proprio la mano comunque. Troppo approssimativo, cioè. Non va bene, così non va bene. No, là è la valore. Sono distratto, stavo guardando le traiettorie di loro e non stavo guardando la mia, cazzo. Troppo errore. Troppo errore del cazzo. No. Non ti tagliare là. Posso tagliare il salame, ma non quella cazzo. Baffa. Vai. Ci siamo così, perché sto cercando di fare impossibile, ma non ho i giri necessari per poter recuperare. Tutti gli errori, ma non ce la può.
merda. Sì! Sì! Dio c'è! Vincerà Miller, ma almeno cazzo no! Dai, porca puttana! Beh, lì sarebbe proprio stato un suicidio, ma in realtà non l'avrei mai fatto, ma... Premiazione sul podio, andiamo a dare uno sguardo ai risultati finali della gara MotoGP. Comunque siamo molto in alto come classifica, per cui... però... Forse non sarà riuscito a vincere la gara di oggi, ma ci ha senza dubbio regalato una prova maiuscola. Gli applausi di squadre e tifosi sono certamente meritatissimi. Ed ecco i protagonisti della giornata mentre si godono gli applausi di team e tifosi. Tutti oggi hanno dato il massimo, ma non si può negare che questi piloti abbiano fatto uno sport a parte, un altro sport. Beh, abbiamo fatto le cose per bene, per cui... Ma come? Ah! Oh!
Ma ragazzi, ci vediamo domani, non so, con MotoGP non so, ecco. Insomma, non, è comunque molto molto stressante, io proprio... Però devo riprendere la mano, perché stasera non ce l'avevo, quindi riprendendo sicuramente le live quotidianamente, insomma, tornerò un po' a girare un po' più velocemente, sicuramente. Comunque, grazie, grazie a voi, grazie a tutti, grazie a te, ci vediamo alla prossima live, ciao!